È stato ritrovato in un pozzo nella zona di Campanelle, dove ha trascorso quasi 24 ore Andrei De Bellis, l'uomo scomparso da casa ieri mattina dal quartiere di Servola. I familiari avevano lanciato un appello sui social. È stata una donna questa mattina a ritrovare De Bellis, sentendo delle urla provenienti da una cavità. Da lì sono partiti i soccorsi. Dopo circa 40 minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a far uscire l'uomo dal pozzo. De Bellis, che sembrava non avere subito gravi danni a causa della caduta, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per alcuni accertamenti. Stamane la squadra del nucleo soccorso subacqueo acquatico è intervenuta per recuperare una piccola imbarcazione affondata nei pressi della riva Grumola. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato l'imbarcazione e grazie a una pompa elettrica hanno svuotato l'acqua riportando il mezzo al completo galleggiamento. In carcere un uomo di 57 anni sorpreso a rubare soldi e gioielli ad anziani disabili che doveva assistere. L'uomo era un volontario dell'associazione provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, una ONLUS che opera anche a Trieste offrendo vari servizi e aiuto alla persona in età e con disabilità. Tre sono i casi accertati dalla procura. L'uomo è stato condannato a una pena di un anno di detenzione e al pagamento di una multa di 500 euro.